La diagnosi potrebbe diventare più precoce grazie a nuovi metodi di determinazione di valutazione dello stato delle mucose, ad esempio con il narrow binding imaging. Il trattamento si avvale oggi di trattamenti combinati con la chirurgia, con la radioterapia, con la chemioterapia, ma anche con i nuovi biologici per quanto riguarda la malattia localmente avanzata, e i nuovi biologici sono poi stati utili nell'aumentare la sopravvivenza della malattia ricorrente metastatica. Ci sono poi anche delle buone notizie dal punto di vista della sopravvivenza. È stato del tutto recentemente pubblicato uno studio epidemiologico che mostra chiaramente come vi sia un aumento intorno al 10% della probabilità di sopravvivere negli ultimi anni, questo a livello europeo, quindi grazie a dati che sono stati derivati dai registri tumori europei, e questo vale per tutte le sottosedi, quindi non è un aspetto tipico solo del tumore dell'orofaringe, per il quale si potrebbe dire che la malattia è collegata all'HPV, che di per sé conferisce una prognosi eccezionalmente buona al cancro orofaringeo. Questo vale per tutte le sottosedi, ad eccezione che per il tumore della laringe, e per questo aspetto dobbiamo ancora capire per quale motivo abbiamo questa differenza tra la laringe e le altre sottosedi. La multidisciplinarità è fondamentale, la multidisciplinarità deve iniziare non solo dal momento della visita del paziente. È sempre molto utile vedere il paziente insieme con almeno le altre discipline che sono fondamentali, quindi immagino il chirurgo testa e collo, l'oncologo radioterapista, così come l'oncologo medico. Sono poi anche importanti altre figure, nutrizionista, non posso elencarle tutte perché me ne dimenticherei sicuramente qualcheduna e non farei un buon servizio da questo punto di vista, ma abbiamo veramente bisogno di tutti, non ultimi della famiglia, anche del malato, che deve, nel momento, diciamo, delle cure, deve essere presente per poterlo supportare. La multidisciplinarietà non solo decide la cura, ma anche deve pianificare insieme agli esperti anche il processo di cura, la terapia di supporto e infine anche la riabilitazione che il malato alla fine dei trattamenti di sicuro necessiterà. Beh, intanto è stata una sorpresa, facevo parte della giuria, dei giudicanti del progetto, è stata una sorpresa vederne così tanti, tutti con idee veramente ottime, mi ha fatto veramente molto piacere, si è molto puntato anche sulla multidisciplinarietà, il vincitore ha pensato a un database evidentemente multidisciplinare, cioè compilato in modo multidisciplinare, e questo farà del progetto sicuramente magari anche la possibilità di derivare anche uno strumento tecnicamente utile che può essere anche diffuso ad altre oncologie, ad altre realtà. Tumori testa e collo sono tumori il cui trattamento è complesso e richiede l'integrazione spontanea di più discipline. Questo comporta che ci si debba organizzare in qualche modo per offrire il miglior trattamento possibile, e che questo miglior trattamento non dipenda soltanto dagli ingredienti che fanno parte della combinazione terapeutica, ma dipenda anche e in maniera molto marcata dalle modalità con cui questi ingredienti vengono aggiunti alla terapia. Questo fa sì che gli esiti dei trattamenti non siano scontati ad inizio e il loro risultato, sia in termini di attività ma sia in termini anche di tossicità, sia in qualche misura sempre imprevedibile e tra l'altro non del tutto catturato dalla ricerca clinica, che normalmente fa una selezione molto particolare di popolazioni di pazienti e di trattamento. Il progetto che ho proposto e che è stato oggetto della selezione da parte di IOM è un progetto che ha appunto l'obiettivo di costruire una piattaforma comune, un database che contenga tutti i dati clinici che fanno parte dell'iter terapeutico di questi malati. Pensiamo che questi dati siano importanti per darci informazioni che oggi mancano nella pratica clinica per capire
come nella realtà quotidiana questi trattamenti vengano veramente eseguiti, quali siano le difficoltà più importanti e quali siano le conseguenze. La proposta è quella di fare un'operazione molto simile a quella che i nostri colleghi ematologi già da alcuni anni fanno per un altro trattamento ad elevato impatto di tossicità, e quello dei trattamenti con chemioterapia a dosi elevate e trapianto di midollo. Quindi mettere a disposizione dei clinici una piattaforma dentro la quale inserire dati che poi possano essere utilizzati per ragionare sulla reale esecuzione, sulle reali modalità di controllo e di esecuzione di questi trattamenti.